Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi torniamo dalle parti di Michele Baia con il 4K di 13 Hours, The Secret Soldier of Benghazi, film del 2016 che io avevo completamente dimenticato fosse di Michael Bay, a parte che ultimamente di Michael Bay negli ultimi anni si parlava sempre solo di Transformer, di quelle cacate di Transformer, almeno, aspetta, cacate il 4 e il 5, secondo me, fino al terzo ci stanno, soprattutto il primo. Michael Bay, quando torna a parlare di storie di soldati, quando nei suoi film usa la milizia, che poi in America sono tutti i suoi amici, perché quando fa un film chiede all'esercito americano un aiuto e sono tutti presenti sempre per aiutarlo. Sempre. È tratto da una storia vera che io non conoscevo assolutamente, quindi quanto mi informo della storia che succede tutti i giorni, wow! E l'avevo recuperato tempo fa al 50% da MediaWorld, proprio ho detto ma sì, lo pigliamo, dai, vediamo che cos'è, e dopo averlo visto penso che sia uno dei migliori film di Michael Bay. È il Michael Bay giusto, che narra bene la storia, non si dà a effetti speciali, explosion per tutto il film, è raccontata bene la storia, molto movimentata, vi terrà incollati dall'inizio alla fine. Ripeto, io non l'avevo ancora visto, se non l'avete ancora visto, credetemi che a mio avviso è tra i migliori di Michael Bay, è veramente veramente bello. Ma com'è il video? Il film ha un master 2K, anche se durante la visione non sembra proprio. Il micro dettaglio è sempre alto, anche le panoramiche estese di Benghazi, potete contare le finestrelle, nonostante sia un master 2K. Ma dopo averlo visto in 4K e dopo aver visto molti pezzi che mi ero segnato di dover ricontrollare in versione Blu-ray, quali sono le principali differenze? Il dettaglio anche nel Blu-ray è quello, non c'è, oltre alla compressione più alta, migliore, gestita dal disco 4K Ultra HD, la differenza sta principalmente nell'HDR e Dolby Vision e ovviamente alla compressione. Quella darà la differenza dal disco Blu-ray 1080p normale, perché come dettaglio i primi piani sono ultra dettagliati in 1080p, sono ultra dettagliati, ma gli stessi, insomma, è una bellissima foto nitida riproposta in 4K. 1080p 2K riproposta in 4K upscalato. Ripeto, c'è solo una migliore gestione, ovviamente dalla compressione arriviamo anche a picchi di 80 e 90 se ricordo bene, comunque sempre sempre alta, e poi il Dolby Vision dà quel contrasto in più e dà quella gestione migliore dei colori che in Blu-ray ci possiamo solo sognare. Ovviamente l'impatto luminoso dell'HDR c'è nelle luci, lampadine, spari, esplosioni, lì cacchiarola, la vedrete la differenza dal 1080p SDR, assolutamente lì non si discute, ci sono proprio i toni dei colori. Il film è ambientato molto di notte, poi arriviamo verso la fine, verso l'alba, c'è proprio le prime luci dell'alba che si staccano dalle colline di sfondo che sono ancora nere perché c'è ancora notte, la luce arriva da dietro, ci sono tanti toni del cambiamento di luce da nero buio della notte a arancione, alba, violaceo leggero, e quello si nota molto di più nella versione Dolby Vision che nell'SDR. Nell'SDR c'è proprio lo stacco tra il cielo e la collina, invece in Dolby Vision è molto più naturale lo stacco e ha molti più proiettili dalla sua, il Dolby Vision e l'HDR in generale. Comunque c'è un'immagine leggermente più nitida e pulita e nelle alte luci si nota quel dettaglino in più. Per esempio, una cosa che ho visto è primo piano tutti sudati in faccia, c'è la luce, no, che si riflette sulla faccia, crea il sudore, il brillantio del sudore. In HDR si avverte un migliore brillio di quel piccolissimo brillio del sudore. Insomma, gestisce meglio le luci l'HDR, quindi si nota non più dettaglio, ma lo stesso dettaglio, ma in modo nettamente migliore, perché dettagli in più
sul di texture, sulle camicie, sui vestiti, cioè il dettaglio è sempre quello, quello che ho notato io è sempre quello, solo che è più pulito, è molto più pulito in 4K. Ma l'audio è lo stesso del disco 1080p, quindi ritroverete Dolby Atmos inglese e il Dolby Digital italiano codificato a 640K. Come suona? I proiettili rimbalzeranno per la stanza, l'apporto del subwoofer c'è, non posso assolutamente dire che si sente male in italiano, assolutamente non posso dirlo. Se alzate un bel po' il volume vi divertirete, ma l'Atmos presente, ripeto, anche nella versione 1080p, quindi se ce l'avete già a casa ridateci un ascolto, si apre un panorama sonoro totalmente diverso, molto più aperto, ci sono effetti sopra come quando lanciano i missili, quando mitragliano la macchina c'è la telecamera dentro la macchina, si sentono tutti i proiettili che rimbalzano dal tettuccio sopra, ovviamente quando c'è un'esplosione si sentono dei detriti da sopra, insomma i momenti sopra ci sono, c'è anche un aereo che passa all'inizio, un caccia, ci sono i momenti sopra, ma è proprio il suono è talmente ampio e 3D, ci sono in cui ci sono delle scene quando sparano, quando mitragliano in mezzo ai veicoli, quando adesso non voglio dirvi tanto la trama, ma devono andare a salvare un ambasciatore preso d'assalto, quindi per arrivarci devono passare in mezzo ai veicoli della città e quando mitragliano in distanza, da distanza si sente proprio che arriva a casa mia dall'altra stanza, è proprio 3D l'audio, è veramente un altro panorama sonoro e anche il subwoofer, gli effetti bassi non sono esagerati ma sono davvero puliti, cioè accompagnano la visione dall'inizio alla fine e quando inizia il bordello che mi terrà incollati fino alla fine il suono sarà un tripudio di suoni continui, a parte qualche pezzo parlato in cui si riposano diciamo, ma credetemi che è un Atmos veramente di alto livello e fa la differenza rispetto a Dolby Digital italiano, sì. La fa tanto la differenza, veramente veramente tanto. Vi straconsiglio l'ascolto in Atmos, anche se sentirete in 5.1 o 7.1 in True HD se non potete ascoltare in Atmos. Ve lo straconsiglio perché la pressione sonora è veramente notevole, ma pulita, non è esempio Tenet dove c'è proprio quell'effetto forte, potente, è un potente ma bello bello chiaro, limpido e pulito. Da ascoltare decisamente. Passiamo brevemente agli extra, ma saremo veramente veramente brevi perché non ce ne sono. Io pensavo ci fossero degli extra, non avevo neanche letto il retro della copertina, pensavo ci fossero degli extra nella versione 1080p e invece no, perché in Italia in Blu-ray è arrivato solo il disco numero 1 contenente solo il film. In Francia c'è la versione in Blu-ray due dischi, quindi nel secondo disco Blu-ray ci sono tutti gli extra anche sottotitolati in italiano. Io volevo vedere un po' Michael Bay, come mi piace molto vedere Michael Bay dietro le quinte, come comandava il set, come organizzava tutto, e c'è un'ora e 8 minuti di documentari tra dietro le quinte e altre cose varie e non ce l'abbiamo. Per esempio anche in Germania è uscito il disco Blu-ray singolo, in Francia c'è il doppio disco, in America c'è il doppio disco e nella versione 4K, per esempio in America, non c'è il Blu-ray 1080p come da noi, ma c'è il disco degli extra presente nella versione precedente in Blu-ray, quindi c'è 4K più Blu-ray degli extra. Noi abbiamo film 4K e film in blu in 1080p, non abbiamo neanche uno stralcio di extra nel disco 1080p, c'è solo il film. Peccato, peccato davvero, anche perché all'estero ci sono i sottotitoli italiani negli extra, è un disco italiano, peccato davvero. Ma comunque ho visto che in certi paesi è proprio uscito così, disco singolo, e in altri disco doppio in Blu-ray. Se lo volete dalla Francia costa 11 euro doppio disco Blu-ray, e ripeto c'è lo stesso Dolby Atmos presente nel 4K e il Dolby Digital italiano. L'audio non cambia, è esattamente lo stesso. Quindi, passare al 4K di questa edizione, se avete già il Blu-ray, io non ce l'avevo, decisamente, primo passaggio e unico da fare è il 4K. Avete già il Blu-ray a casa? L'avete già sentito in Atmos? Non è un mega saltone di qualità dalla versione Blu-ray,
ma se lo trovate a un prezzo decente, consiglio per il passaggio in HDR. Miglior contrasto, migliore gestione dei colori, decisamente. E nell'esplosione ci sono proprio delle zone in cui hanno nella base delle luci viola, delle luci verdi, e sono colori che spuntano molto molto più fuori dallo schermo rispetto alla versione 1080p. Quindi a un prezzo decente, dato che l'audio è lo stesso del Blu-ray, consiglio l'upgrade. Se no, se non l'avete già visto, potete solo rivederlo e sentire spaccare il mondo, ascoltatevelo in 1080p, che va bene lo stesso. Compressione e HDR, per il dettaglio siamo lì, è un 2K non già bello nitido sul Blu-ray, il dettaglio è quello prevalentemente. Peccato per gli extra. Chiudiamola qui, noi ci vediamo nella prossima puntata. Vi ringrazio per le iscrizioni, grazie per i mi piace, mettete un bel mi piace qui sotto il video. Alla prossima, sayonara a tutti e bye bye.